Barcolana 50 più 1 2019, siamo con Mitja Kosmina. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo visto questa presentazione, si respira un'aria nuova, siete tutti molto più calmi e si vede, l'anno scorso si vedeva le facce un po' tese, main sponsor nuovo, Porto Piccolo, quindi anche questo dovrebbe darvi un'ottima fiducia e l'equipaggio rinforzato. Cosa ci puoi dire? Sì, sicuramente quest'anno affrontiamo con diverso spirito la regata perché abbiamo avuto opportunità di cominciare a lavorare molto prima dell'anno scorso, perché saltare su un 100 piedi prima volta, avere solo 5 allenamenti non è proprio la cosa facile, perciò siamo sicuramente più fiduciosi, l'equipaggio è forte, speriamo di in questi giorni di allenamento e delle regate prima della Barcolana di trovare il feeling giusto per affrontare l'ultima regata importante. L'anno scorso ci dicevi che questa barca è una barca impegnativa, una barca da offshore, le vele non erano adeguate, quest'anno avete adeguato anche le vele, cosa ci puoi dire di questo nuovo assetto? Sì, sicuramente l'australiani hanno un po' sottovalutato, diciamo, le potenzialità di questo golfo e dei avversari, non hanno messo a disposizione tutte le vele che la barca aveva, quest'anno abbiamo fatto anche una vela, diciamo, un po' più leggera per poter affrontare questi venti nostri che sono sicuramente diversi di quelli di Australia o di Oceano, così che abbiamo sicuramente più scelta, non abbiamo ancora provato seriamente, cominciamo con oggi, però sono fiducioso perché avere più scelta sicuramente dà più tranquillità, perché riusciamo, diciamo, a scegliere meglio sulle condizioni che saranno poi per la regata. L'anno scorso, oltre alle vele, parlavi anche di un'altezza dell'albero che era leggermente più bassa di quella che dovrebbe esserci su un 100 piedi, è così? Avete fatto qualcosa? Sì, ripeto, questo sicuramente è stato progettato una barca per diverse condizioni, di quelle che sono le nostre condizioni. Su un offshore con tanto vento, avere un albero più basso non è sempre un svantaggio, anzi tante volte è un vantaggio. Però trovarsi in Mediterraneo, se uno avrebbe la scelta all'inizio di cosa decidere, sicuramente prenderebbe una decisione diversa con un albero molto più alto, perché riporta tanti vantaggi, diciamo, con le nostre condizioni che noi abbiamo. Però conoscendo un po' più la barca e tirando qualche vela diversa fuori, sicuramente possiamo migliorare. Sicuramente c'è anche qualche problemino, che è logico, perché nessuna barca non è perfetta per tutte le condizioni. Perciò io dico, per vincere la Barcolana devono succedere tanti fattori insieme che funzionano per poter arrivare primi alla fine. Quest'anno ci saranno più 100 piedi, quindi la competizione si alzerà sicuramente di livello. Ma per me, diciamo, questo sicuramente è meglio, perché sempre con queste regate che solo due si affrontano già hanno cominciato a un po' stancare, se siamo reali, perciò anche di spergere un po' energie sul campo e fare più opportunità, per me è meglio per la regata, è meglio per noi sportivi e alla fine è meglio forse anche per lo spettacolo. Chi è Mitja Kosmina quest'anno? Ma sono tranquillo, perché veramente perdiamo sempre più esperienza anche su questa barca. Per me è stata una bellissima esperienza poter navigare con 100 piedi di questo livello, perciò logicamente abbiamo lavorato sull'equipaggio. Io mi aspetto una regata super combattuta. Grazie.